Il primo step è stata la firma di un accordo sindacale in Regione Campania e il secondo, quello fondamentale, la sigla del verbale di accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, che dovrà portare entro il 31 gennaio 2024 alla stipula di un accordo quadro con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti e che prevederà l'ampliamento del progetto dell'Italian Green Factory della Teatec, che già oggi vede assunti tutti i 312 lavoratori nel bacino ex Whirlpool di Napoli. Le assunzioni precise del sindacato saranno effettuate tra il 30 e il 31 ottobre alle medesimi condizioni economiche e normative e come condizione di miglior favore, escludendo l'applicazione del Jobs Act in caso di licenziamento ingiustificato, nonché l'avvio dei percorsi formativi e di apprendistato, utilizzo di ammortizzatori sociali per la transizione e attuazione del piano di attuazione regionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale Wilm Crescenzo Auriemma e Antonello Accurso della Campania in una nota esprimono la loro soddisfazione. La giornata di oggi conclude una vertenza durissima iniziata il 31 maggio del 2019, allorché Whirlpool annunciò la decisione di chiudere la fabbrica napoletana, apponendovi la famigerata Croce Rossa che ne determinava la cancellazione.